Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Quest'anno sono ritornata abilmente, visto che a primavera è saltata sappiamo tutti per cosa. E questa volta ci sono andata il primo giorno, che era mercoledì, c'era pochissima gente, si stava benissimo, non c'era la solita calca, ovviamente è stata la fiera ridotta, però a me è piaciuta molto lo stesso. E vi faccio vedere cosa ho preso. Vi faccio vedere un po' i primi che ho sotto mano. Allora, comincio da impronte d'autore. Era da tanto che volevo prendermi un alfabeto Bits per la B-Shop. E l'ho trovato in offerta e quindi l'ho preso subito. Ne ho preso questo, uno scontrino. Questo taglia tutto, feltro, che nel settore della B-Shop sa a cosa tagliano le bits. E quindi ho preso questo alfabeto, così posso tagliare tutto. È di Tmall's. Se qualcuno vuole sapere il codice, aspettate che lo cerco. È bella grossa perché è per la B-Shot Plus. E il codice è questo. 66 11 98, ed è bellissimo. Mi sono fermata allo stand di Futura Premana. Io mi fermo sempre da loro perché hanno sempre delle offerte sulle fustelle, però lì non ho preso fustelle, ma sempre accessori per la B-Shot. Questo è lo scontrino e ho preso i pad trasparenti appunto per la B-Shot. Sono questi. Per la B-Shot. E poi, siccome ho anche quella piccola, molto comoda, ho preso quelli piccoli, erano solo in azzurro, però sono azzurro, sì. E quindi ho preso anche questi, così sono a posto. E in più ho preso perché la borsa è un po' strettina. Ho preso questa tavoletta, vi faccio, vi allargo perché è molto grossa. La multi purpose board, non sono l'inglese, dell'Artemio, per fare scatoline, buste, ed è molto utile, insomma, con le varie righe. È tutta in centimetri, tra l'altro, molto comoda. Di solito si trovano sempre in pollici, invece questa in centimetri è molto più comoda per noi. E questa è il mio acquisto. Poi vado un po' veloce perché ho un po' di cose, quindi sennò il video dura troppo. Poi mi sono fermata in uno stand che sinceramente non, diciamo che quest'anno, come si può dire, come cartelloni per indicare lo stand erano un po' spogli. Infatti quando ho visto lo scontrino ho capito che era sempre il figlio di Arianna. E ho preso queste scatole per metterci dentro le matassine del punto croce da ricamo.
Così stanno, le metto tutte in ordine di numero, così quando devo cercare faccio velocemente senza star lì a perderci la testa a cercare, a rovistare. E mi hanno dato lo sconto da usare sul sito. Non so se ve l'ho detto, ne ho prese 4. C'era l'offerta 2 a 5 euro.